Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per l'inaugurazione del Castello di Saputo. In mia compagnia Fernanda Gigliotti, sindaco o sindaca di Nocera Terinese. Grazie, sindaco o sindaca va bene, tu sai che io non amo assolutamente le no. sigle, quindi va bene così. È importante essere qui per il valore culturale e storico di questo luogo, ma soprattutto per il territorio, per il comprensorio che vi avvicina come comuni. Ma guarda, di fronte a me, se volti lo sguardo da quella parte, c'è il territorio di San Mango a nord e poi di Nocera, c'è la terrazza di Istia e da questa parte c'è la terrazza del piano di Terina. Nocera e Cleto e Saputo sono divisi dal fiume Saputo o sono uniti dal fiume Saputo? Un tempo eravamo uniti dal fiume Saputo, oggi siamo divisi dal fiume Saputo. Speriamo di ripristinare presto il ponte caduto, ma di ripristinare il collegamento che un tempo era molto più intenso, malgrado c'erano meno mezzi di comunicazione, e riattivare quelli che sono i nostri giacimenti culturali irripetibili come questi, come il nostro territorio, come queste distese di uliveti che ci qualificano, ci uniscono e ci qualificano. Perfetto, io ti ringrazio e so che comunque anche nel tuo comune, Nocera Terinese, sono tantissime le iniziative per valorizzarlo e lo vediamo non solo dai giornali e dalle stampe, ma nei fatti, soprattutto nei fatti. Veniteci a trovare, abbiamo un altro intensissimo mese di agosto. Benissimo, allora andate a Nocera Terinese e per il momento da Saputo è tutto, Liberi TV, Riccardo Cristiano.